Dal vostro Zoel con i capelli corti incredibili su Elden Ring, lassù sarà che sta per concludersi. Come vi ho spiegato nella intro scorsa, sto cercando di finire la Susserun perché vorrei iniziare l'espansione di Elden Ring Shadow of the Erdtree ancora così in full blind. Ragazzi, è difficile non spoilerarsi niente in questo mondo del web incredibile. Ora, Gigante di Fuoco, a meno che non ci dà dei grossi problemi, cosa che effettivamente mi dà un po' di paura, il Gigante di Fuoco, per i motivi sbagliati, perché non è una boss fight fatta benissimo. Per me, ragazzi, l'espansione è già uscita una settimana, ragazzi, e l'unica cosa che ho sentito dire è che era prevedibile come cosa, ragazzi. Elden Ring è diventato un pochettino mainstream, e quando una cosa diventa mainstream anche un pubblico che in questo caso non ha, come dire, molta esperienza con i Souls inizia a giocarci, no? E quello che ho sentito dire è che numerose persone hanno detto: questa espansione è molto difficile, ragazzi. Io non l'ho ancora giocata, quindi lo saprò quando lo giocherò, è incredibile. Però io, ragazzi, li ho giocati tutti i giochi della From, gioco tutte le espansioni numerose volte, non dico di avere una conoscenza assurda e incredibile, però li conosco abbastanza bene. Quindi tutte queste persone che appunto hanno iniziato a giocare Elden Ring perché l'hanno sentito parlare, bla 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 bla, magari Elden Ring è il loro primo Souls, ragazzi. Se pensate quante persone non avevano neanche eliminato Mog per andare all'espansione, questa cosa dovrebbe farvi riflettere un po', ragazzi. C'è stato questo review bombing nei confronti del DLC di Elden Ring, che secondo me sarà un capolavoro, senza ancora che l'ho giocato, però secondo me sarà l'espansione forse migliore che Miyazaki abbia mai fatto. Vedere il review bombing, perché è difficile, ragazzi, come dire, mi fa cadere i coglioni, perché vuol dire proprio che, mamma mia, ragazzi, quanto siete mainstream. Qui c'è il draghetto susso, ragazzi, infatti volevo provare a eliminarlo, se mi ricordo dove sta. Ok, l'abbiamo avvelenato. Quindi, a parte questa cosa delle review bombing nei confronti del ring e dell'espansione, non so altro. Però fa abbastanza ridere come cosa, ve lo dico sinceramente. Però era purtroppo prevedibile. Complimenti per il danno. Ah, mi ha incastrato nella coda sus quando ha fatto l'attacco sus, vabbè. Ammazza quanto danno li fa. Me l'avevo dimenticata questa cosa. Complimenti. Ah, è vero, perché quest'arma fa più male alle creature draconiche, è vero. Me lo sono ricordato adesso. È vero. Mazza, 120.000 anime. Morto questo possiamo sbloccare il soffio di ghiaccio volante. Figo. Quindi, per concludere, che mi sono distratto col dragone sus, io spero che questa cosa del review bombing, come dire, non distrugga chi si vuole divertire con Elden Ring. E tra l'altro questi giganti sono morti impalati, quindi pure qui Mesmer forse. Voglio andare un attimo alla cattedrale della comunione draconica per vedere se possiamo comprare i potenziamenti per gli attacchi di drago incredibile. Sia quello della marcescenza, sia quello sus del ghiaccio. Però non li possiamo usare perché ci serve 23 a fede, ragazzi. Però io me li comprerei. Questo qui e questo qui, quello della marcescenza. Ci serve 23 a fede, ragazzi. Quindi questi probabilmente li inizieremo a usare nel DLC. Ci arriveremo tranquillamente. Quanto siamo? A 15. Vabbè, con calma. Mo sto cercando di portare su vitalità, mente e tempra, perché mi interessa portare su un attimo quelli per sopravvivenza più che altro. Qui, se non sbaglio, c'erano gli incantesimi sus dei piromanti, quindi forse dovrei prenderli adesso, che dite? Però mi ricordo che c'era un tizio fortissimo a proteggerli. Ho questo ricordo sus, ragazzi. Qui c'era Vike, ricordo male? Ragazzi, lui piacerebbe affrontarlo. Ah, amici, lui sì che è duro, eh. Mamma mia, ragazzi. Un colpo posso darvelo? Ah, vabbè, ok, non si potrebbe fare allora. Ok. Un po' di stuzzichini. Vabbè, fa del danno importante. Ah, è vero, può bere anche lui. No, ho sbagliato io. Ah, si è buffato l'amico. Ok. Lo so. Dai, sconfiggiamolo in maniera figa. Mazza, ragazzi, che liscio. Ecco, ma appena ho detto che lo volevo eliminare in maniera figa. Ragazzi, sempre così. Mi vuole fare un parry tantissimo, ma eviterò, perché, insomma, non è momento. Ok. Non ci stavo a pensare, lui deve fare il backstab, mi sa, quindi. Molto bene.
90.000 anime, ragazzi, ma ogni cosa qui dà così tante anime? C'era un falò molto sus qui. E poi prometto che andiamo a prendere queste cose qua, dai. Sono ancora indeciso sul set, ragazzi, ma il set di questi piromanti mi piace veramente tanto. Però, non lo so, sus con l'occhio sulla pancia, come dire, non è molto da sus. Qui mi ricordo che c'era un tizio che era di una cattiveria, ma veramente di una cattiveria assurda, che se lo eliminavi ti dava un bottino interessante. Però io adesso sto dando per scontato che ci si poteva arrivare subito da lui, però non mi ricordo, eh. Tra l'altro mi è appena rivenuta in mente una cosa che stavo dando per scontato, ragazzi, di nuovo. Cioè il fatto che per andare da Marene devo eliminare pure il tizio a Castelsol. Ah, e qui come si saliva? Ah, eccolo! Eccolo, era lui? No, non era lui. Che peccato. Ok, no, non era questo, mi sa. Signora? Buongiorno, signora? Facciamo che la smettiamo, eh. Che tra l'altro quest'arma, mi sa che quando andremo a fare Umasula ci aiuterà parecchio, perché quest'arma fa più danno alle creature draconiche, quindi GG per noi. Non lo farai, non lo farai, e l'ha fatto. Questi non sono dei tizi sus, custodi della fiamma sus, ma non sono quelli che dico io. Il tizio più forte sta sopra. Eccolo, lui! Questo tizio sus! Guardalo con i suoi incantamenti sus. Guardalo, guardalo! Eccolo! Amico mio, stai per prenderti una di quelle botte di ghiaccio, ragazzi, che ti ricorderai per le prossime 7 reincarnazioni. E adesso, colpo di luce incredibile. Che l'ha schivato. E vabbè, adesso morirai. Perfetto. Questo mi darà lo scudo ciclopico. E se non sbaglio, qua sopra c'erano gli incantamenti sus. Ragazzi, se quel tizio vi colpisce con quello scudo, vi giuro, vi fa del male, ma veramente del male assurdo. Breviario del gigante. Allora, se non sbaglio, questo qua io lo posso portare dal nostro amico Tartaruga e potremo comprare gli incantesimi sus, se non sbaglio, no? 10.000 e 13.000. Non le possiamo usare perché servono 30 a fede, però con calma, ragazzi, compreremo tutto. Qua ci sono i beccaccini terribili, ragazzi, che mangiano. La voglia di mangiare questi beccaccini. Non li scriveremo, ovviamente, alla velocità della luce, ragazzi. Ah, è vero, tra le altre cose, qui... No, non mi dire che qui c'è l'invasione di quello lì che penso io, è vero? Quello lì della... di River of Blood? Era lui? Vabbè, non credo di dovervi stare a spiegare la potenza di quest'arma, ragazzi. È letteralmente l'arma più rotta di tutto Elden Ring e lo sarà per sempre. Veramente un errore. Io sarei tentato di farlo morire avvelenato, questo affare, perché... non vorrei farmi colpire dalla River of Blood, ragazzi. Guardalo come aspetta. Questo è il PvP di Elden Ring, ragazzi. Eccola qua. Ragazzi, è lei. Lui aspetta un errore, ragazzi. Un errore. Eccolo là. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Meno male che è andata bene, va? Vabbè, nei miei piani c'era prenderla lei. Più che altro sapete perché non mi ridurrò a usare la Rivers of Blood. Tra l'altro l'hanno nerfata tantissimo rispetto all'inizio, ragazzi. E ve lo dice uno che l'ha usata parecchio nella prima run. Non è più quella di una volta, però fa sempre il suo sporco lavoro, ragazzi. Lo farà per sempre, ragazzi. È un'arma che non ha senso. È veramente l'omega weapon di Elden Ring. Metti che siamo proprio disperati, ragazzi. Potremmo usarla per eliminare qualche boss. Però non vorrei ridurmi né a usare questa cosa qui, né a usare quei famosi potenziamenti che ci dovrebbero essere nell'espansione, vista la sua grande difficoltà, ragazzi. Io vorrei provare a farlo senza tutte queste cose sus. E probabilmente soffrirò come un cane, ragazzi. Ve lo dico. Tra l'altro mi piace che hanno messo questo affare per farti capire dov'è l'entrata di questa arena sus, perché altrimenti... Caro sus, hai qualcosa da dire? Quello che stiamo per fare è potente, sus, io ve lo dico. Sus, stai attento perché alle tue spalle c'è un tizio un po' confuso, perché lui sta lì che si copre la testa invece di venire qui a idolatrare il vostro sus incredibile. Perché adesso stiamo per affrontare il gigante di fuoco, sus. Lui si crede grande e forte, ma non ha idea che il vero rosso di fuoco qui è sus. Non più questo gigante di fuoco incredibile, che probabilmente ci regalerà una boss fight impegnativa. Però come si dice, più sei grande e grosso e più fai il botto quando cadi. E sus, con la sua lancia sus, farà cadere questo gigante incredibile. E tu, Malichetto, come li chiami? Preparati, perché stiamo arrivando, sus. In realtà qui c'è poco da fare, qui bisogna essere fortunati. E la nostra partenza non è andata secondo i miei piani. Mi sa che moriremo, vero? Allora, non so quanto sia stata furba l'idea di evocare la lacrima sus. Vabbè, con calma, ragazzi, punzecchiamo i piedini.
Che poi lui non soffre la marcescenza, beh? Con calma. Allora, vorrei fare un test, mi sa che non l'ho mai fatto. Ma secondo voi lui soffre la marcescenza? Sì, la soffre, incredibile. Cioè, più che altro la soffre, ha preso un danno e via. Non credo lui si possa avvelenare. Ah, mo comincia subito a usare gli attacchi sus. Allora, vediamo un po', va. Non lo so che è successo, ragazzi, però qualcosa è successo. Mi sa che l'abbiamo avvelenato, invece. Sì. Sa che ci sta dicendo, ragazzi, un gran culo, eh? Perché è distratto da lacrima sus. Con calma, il pietone. Ovviamente lo proveremo a avvelenare anche dopo. Ragazzi, questa boss fight è così, ragazzi, non è che... Via. Ok. Allora, la nostra lacrima è ancora viva, ed è un buon segno da una parte. Sto cercando di rompergli quell'affare, ma non vuole rompersi questa parte. Ok, ce l'abbiamo fatta. Godiamoci il filmatino. Perché dai, esteticamente è fighissimo, ragazzi. Io me lo ricordo la prima volta che l'ho affrontato. Questa scena che gli si rompono le gambe è assurda. È tutto figo, ragazzi. Però allo stesso tempo è una boss fight così... Non lo so, ha qualcosa di sus. Questa scena, ragazzi, fa sempre effetto, però, eh. Sarà una boss fight sus. Però questa scena fa sempre effetto. E adesso si apre l'occhio. Eccolo qua. Assurdo. Wow. Allora, adesso lo vorrei di nuovo avvelenare. Ragazzi, ma ci... Ah, ecco, infatti stavo dicendo, ma ci stava dicendo un culo. Credo si possa avvelenare, no? Sì, mi sa che gliel'abbiamo data la marcescenza, sì, ok. Ammazza che spreca. Vabbè, ho esagerato io, va bene, ci sta, dai. Sono stato troppo sus, ragazzi. Ho esagerato. Proprio non mi ricordavo minimamente potesse regalarmi delle pezze così. Vabbè, ragazzi, allora io ve lo taglio perché non è che c'è tanto da vedere. Ci rivediamo nello stesso punto di prima, nella fase 2, quindi a tra poco. Spero mi stia registrando, ragazzi, perché se non mi ha registrato il video, le mie urla potrebbero riecheggiare in questa montagna per secoli a venire. E a sto punto mi sa che mi conviene pranzare e poi continuo a registrare, ragazzi. Allora, salutiamo la nostra Melina incredibile. Intanto non avremmo fatto altri percorsi sus con sus, quindi direi di parlare con Melina. Godiamoci la cinematic e ci salutiamo all'inizio di Farumasura. Si è scaricato su Sporello. Che poi, giustamente, come dicono tanti, Melina ha uno spessore come personaggio, no? Però neanche tanto, avrei voluto saperne di più. Cioè, più che altro è il fatto che non riesce a diventare troppo empatico nei suoi confronti, secondo me. Forse è fatta apposta, Però sai, pensi a una Rani ha molta più personalità di Melina Porella, no? Però questa scena è forte. Poi c'è tutta la teoria, no? Che lei è collegata alla regina dell'occhio tetro. Bello. Eccolo qua, l'alberello prende fuoco. Fa strano vedere che siamo arrivati già a questo punto di Elden Ring, ragazzi. E siamo andati molto lenti, ragazzi. Io rivedo i primi episodi della Sus Run, ragazzi. Ho fatto degli errori clamorosi. Dovevo essere molto più fast per arrivare puntuale per l'espansione. Ho fatto 3 video sul castello di Gran Tempesta, ragazzi. Ne bastava uno. E vabbè, dai. Se in futuro faremo altre run di Elden Ring, saranno più rapide. Thank you.
for guiding me here, the one who walks alongside flame. Chi cammina accanto alla fiamma. Shall one day meet the road of destined death. Un giorno troverà la via della morte fatica. Wow. Le cinematiche del ring, ragazzi, sono tanta roba. Ora ci svegliamo a forma sua, no? Albero madre in fiamme. Prossimo episodio. Faruma Sula, ragazzi. E dovremmo essere più forti che mai, perché abbiamo un'arma che, come dire, ai draghetti dovrebbe fare un po' un bel culetto. Dovremmo uccidere il duo dei Sacri d'Erma, ragazzi. Non ci posso pensare. E con questa immagine incredibile, direi che questo episodio incredibile può finire qua. Per dopo siamo con voi e ci vediamo al prossimo episodio.